L'inverno del 1933 fu particolarmente lungo e rigido, e non solo da un punto di vista climatico. Nei pochi mesi che vanno dal novembre 1932 fino all'aprile successivo accaddero una serie di avvenimenti destinati a segnare il destino del mondo. Hitler arrivò al potere in Germania. Il Giappone inviò le sue truppe al di là della Grande Muraglia cinese. Mussolini puntò a sud, verso il Corno d'Africa. Roosevelt accentuò l'isolazionismo degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa. La Gran Bretagna si ritirò nelle zone sicure del suo impero. La Francia cambiò 3 governi. Ovunque si stavano alzando muri. La grande conferenza mondiale, programmata per affrontare la gravissima crisi economica, si rivelò un fallimento totale e anzi le 3 potenze occidentali litigarono aspramente per i debiti di guerra, gli armamenti, la moneta, le tariffe daziarie e la questione della Germania. Alla fine di quel lungo inverno, il mondo post-bellico diventò un mondo pre-bellico. Intrecciando storie e vicende di tutto il mondo, un racconto appassionante che è anche un ammonimento per tutti noi.